Un sabato, Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Navigando nello sterminato mare di YouTube ho trovato questa cosa carina sull'umiltà. Cito: camminavo con mio padre quando all'improvviso si arrestò ad una curva e dopo un breve silenzio mi domandò: oltre al canto dei passeri senti qualcos'altro? Aguzzai le orecchie e dopo alcuni secondi risposi: ascolto il rumore di un carretto. Giusto, mi disse. È un carretto vuoto. Io gli domandai, come fai a sapere che si tratta di un carretto vuoto se non lo hai ancora visto? Allora mi rispose, è facile capire quando un carretto è vuoto, dal momento che quanto è più vuoto, tanto più fa rumore. È proprio vero. Una venerabile di Rimini, Carla Ronzi, in cammino verso la beatificazione, amava ripetere, solo i santi lasciano tracce. Gli altri fanno rumore. E quanti sono quelli che fanno rumore? Più sono vuoti di valori, di ideali, di spiritualità, di fede, e più fan chiasso. In questo mondo chi non ha niente da dire, purtroppo, non vede l'ora di dirlo. E dicendo il nulla, stordisce e fa rumore. E non passa nulla se non una naturale e istintiva antipatia nei loro confronti. Un po' come quelli che si ritrova a pranzo Gesù. Boriosi e vanitosi cercano i primi posti, le vetrine più avanzate per ostentare la loro immagine. Ma dicevano i nostri vecchi che la carne messa in vetrina è sempre di scarsa qualità. Così Gesù li avverte. Non reggerete la frustrazione se vi toglieranno i primi posti. Forse già li ammonisce per i tempi futuri. L'ultimo giorno, infatti, un velo di vergogna insostenibile calerà sugli arroganti di questa terra, mentre come d'incanto dall'humus dei bassifondi della terra vissuti per troppo tempo nel nascondimento saliranno gli umili, i carretti pieni, quelli che contano, quelli che realmente han fatto la storia.